Staremo a vedere, intanto continuiamo a parlare di scuola con un ospite che ringrazio e saluto, Virginia Caladic, presidente FIDA e Federazione Italiana Scuole Paritarie Cattoliche. Grazie per essere qui con noi. Buongiorno e grazie a voi. Allora, Presidente, volevo subito un suo commento su questo decreto scuola e soprattutto su questo scontro che abbiamo visto, di cui parlavamo nel servizio per quanto riguarda i concorsi e i precari. Sì, ecco, naturalmente guardo il decreto legge del rilancio e rispetto alle nostre scuole, alle scuole paritarie, ha colmato un vuoto sicuramente riscontrato negli interventi precedenti che ignoravano come le scuole paritarie facessero parte del sistema pubblico nazionale, questo ormai da 20 anni con la legge 62, che forniscono un servizio pubblico perché in Italia il sistema pubblico integrato è fatto di scuola statale e di scuola paritaria. Ha previsto delle risorse. E siamo riconoscenti per questo primo passo, ma si tratta di un piccolo passo, perché va sottolineato un po' l'inadeguatezza, però questa prospettiva la vediamo come un'opportunità di continuare il dialogo. Noi sappiamo che nelle nostre scuole, nelle scuole paritarie, le rette non bastano, perché spesso si sente dire la scuola dei ricchi, non è così, è la scuola di chi vuole esercitare una libertà di scelta, una scelta educativa. E, voglio fare una riflessione, lo Stato attualmente per le scuole paritarie mediamente dà un contributo di 752 euro ad alunno, mediamente in un anno. E una mia riflessione è proprio questo, lo Stato spenderebbe molto di più se gli studenti dovessero riversarsi nelle scuole statali. Oltre a questo ci sarebbe anche una carenza di strutture. Pertanto noi chiediamo proprio una riflessione e un'attenzione di responsabilità al Parlamento per colmare questa disparità che c'è tra risorse e che definisca un effettivo sostegno. Io quando parlo delle scuole amo parlare delle persone che abitano le scuole, cioè gli studenti, le famiglie. Presidente, ricordiamo quanti alunni frequentano le scuole paritarie? Molto volentieri, perché i dati hanno la loro significanza, circa 900.000 alunni, di cui 520.000 all'infanzia e 380.000 circa dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, parlando appunto di persone, come le dicevo poc'anzi, ci sono circa 160.000 docenti, oltre a tutto il personale ausiliare, di segreteria e anche tutte le realtà che girano intorno alle scuole, vuoi servizi mensa, i servizi di pulizia. Pertanto è una realtà grande e pertanto c'è da fare una riflessione e capire come sostenere, perché altrimenti se non c'è questa attenzione si potrebbe rischiare un grosso collasso. Ecco, noi che cosa chiediamo adesso al governo, al Parlamento, di attenzionare? Sicuramente di incrementare il fondo straordinario per coprire i costi fissi che sono stati determinati da una chiusura forzata. Siamo tutti cittadini italiani e pertanto la situazione emergenziale non può discriminare una parte dei cittadini. Per tutti i servizi educativi e di tutte le realtà che offriamo come scuole. Poi, ecco, questo lo stiamo chiedendo dall'inizio di questa situazione emergenziale, che ci sia attenzione per una detraibilità integrale delle rette corrisposte dalle famiglie, o almeno il corrispondente credito d'imposta. Poi ancora siano previste risorse economiche per garantire la ripresa delle attività nel prossimo anno scolastico. Certo. Noi stiamo pensando a una scuola nuova,
per accogliere i nostri ragazzi, e quindi vi stiamo aspettando, però ci rendiamo conto che non è la scuola che abbiamo lasciato gli ultimi giorni di febbraio, è una scuola che ha bisogno di attenzioni, giustamente, e che pertanto ha bisogno di risorse straordinarie, oltre a quelle Staremo a ordinarie vedere. che già. Speriamo. Assolutamente. Insomma, speriamo che la scuola a settembre riprenda soprattutto in presenza. Questo ce l'auguriamo. In bocca al lupo alle scuole paritarie, in bocca al lupo anche a lei, Presidente Caladic, Grazie. e staremo a vedere, insomma, come ripartirà questa nuova scuola. Intanto, adesso invece andiamo a Napoli perché